GF VIP 7. Chi è il concorrente preferito della casa più spiata d'Italia? Inizio del nuovo anno con il botto, anche in casa GF VIP, dove si tirano le somme per fare i conti con una finale sempre più vicina. Momentanea uscita di Antonino Spinalbese per motivi di salute e adesso? I telespettatori sono stati chiamati a esprimere la loro preferenza nel sondaggio lanciato da Novella 2000. Nikita Pelison, la preferita al GF VIP 7. A dirlo è il sondaggio di Novella 2000. I GFini sono arrivati alla 15% circonflesso settimana di convivenza forzata all'interno della casa del GF VIP 7 e l'appuntamento con il sondaggio non poteva che arrivare puntuale. L'esito del televoto, che questa volta però non sarà eliminatorio, ormai vicino e nell'attesa, ecco le preferenze espresse dai fan del reality show. Nikita Pelison, la preferita al GF VIP 7. I risultati del sondaggio di Novella 2000. Una classifica che al momento sembra premiare senza alcuna ombra di dubbio Nikita, che di recente è stata punzecchiata da Oriana Marzoli e Luca Onestini non senza ricevere il supporto dei fan. I due sembrano volerla portare a una reazione e gli utenti non potevano che sostenere la GFina facendo notare che i due appaiono sempre più insopportabili, soprattutto perché non fanno che scambiarsi battutine in spagnolo. Nessun rispetto, tuonano i fan. Ma ecco i risultati del sondaggio di Novella 2000. Nicole Murgia ha ottenuto lo 0% dei voti, come Davide Donadei, Dana Saber, Attilio Romita e Andrea Maestrelli. Sale all'1% di voti Vilma Goic, come Jaele De Donà, Milena Miconi, Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria. Poco dopo troviamo Sara Altobello, con il 2% dei voti come Nicole Incorvaia. Segue Patrizia Rossetti, con il 3% dei voti, al pari di Alberto De Pisis. George Shupilan raggiunge il 5% dei voti, mentre Oriana Marzoli il 7% dei voti, seguita da Antonella Fiordelisi, con l'8% dei voti ed Edoardo Tavassi, con l'11% dei voti, al pari di Antonino Spinalbese, mentre troviamo al 18% dei voti Daniele Dal Moro. E dulcis in fundo proprio lei, Nikita Pelison, con il 23% dei voti. Una preferenza che cade ancora sul suo nome e che potrebbe accompagnarla fino alla fine. Ma questo si avrà modo di scoprirlo di puntata in puntata.